Quello dietro di me è il pannello d'arrampicata che ci siamo costruiti con le nostre mani ormai più di un anno fa, a Natale 2020 circa. Dopo il secondo lockdown ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: se capita di nuovo, dobbiamo essere preparati. Per cui l'abbiamo costruito e adesso, oltre che durante le quarantene varie, che purtroppo capitano ancora, lo usiamo per allenarci quando piove, quando c'è la nebbia, quando abbiamo poco tempo. E oggi volevo portarvi con me in un allenamento. Andiamo. La prima cosa è un po' di riscaldamento con la funicella. E ora qualche take così per la motivazione. Adesso faccio un po' di trazioni per scaldare le spalle. Adesso provo dal secondo al quinto, vediamo se riesco. Poi per evitare di farsi male durante l'allenamento è importante fare un po' di stretching alle spalle. E poi faccio sempre anche un po' di mobilità alle spalle e anche ai polsi. Adesso che ho messo le scarpette faccio una via libera così per scattarmi ancora. Adesso mi ci metto su quella che è la via più difficile, un pannello, provo a lavorare in un paio di passaggi, soprattutto quello iniziale che è abbastanza duro. La via parte con tutte e due le mani qua su questa pedana rossa, poi con la sinistra, questa palla gialla, accoppio e poi l'obiettivo è andare a prendere la nera. Oggi considero concluso l'allenamento, quindi provo diciamo un po' l'ultima cavolata della giornata che è fare delle trazioni col monodito, quindi con un dito solo, meglio in questo caso. Vediamo quanto riesco a farne.